Ben ritrovati, nuova puntata di Mondo Amaranto, la nostra edizione dedicata al calcio femminile dell'Arezzo, con la nostra televisione Amaranto. Questa sera siamo nella seconda settimana, sostanzialmente, dopo la nostra edizione di pausa, perché è la nostra femminile che è stata la prima anche nello scorso weekend, però è appunto un po' di forza. I'm
por tu generosidad. Thank you.
Vedendo anche la classifica, vedendo che una squadra ultima può... provinciale che tra poco andremo ad ascoltare. Allora, raccontaci un po' di questo gruppo, di questa nuova stagione. Questo è un gruppo nuovo formato da 14-2006, la prima volta che giocano insieme, quindi siamo ripartiti da capo. È un buon gruppo, specialmente a livello tecnico, devono ancora capire certe cose a livello tattico, e per loro devo dire che è il primo anno che giocano a 9. L'anno scorso la maggior parte loro giocava a 7, quindi anche per loro c'è stato questo salto di, tra virgolette, di categoria. E niente, devono crescere, devono maturare, questo è il mio obiettivo, e per ora mi ascoltano, abbiamo ancora qualche alto e basso, ma ci sta anche dovuto all'età, e niente, continuiamo questo nostro percorso di crescita. Sì, sono un anno più grande di noi, ma questo è allenante, il nostro obiettivo è crescere, quindi andando a disputare tutti i fini settimana partite contro avversari più grandi ci permette di migliorare e di crescere, che quello è il nostro obiettivo principale. A Retina a livello provinciale, sì, abbiamo un girone dove la trasferta tra virgolette più lontana è a Montevarchi, quindi tutte squadre della zona. Sì. Noi a Montevarchi. Ne faranno i trasporti più lontani. Sì, io ho avuto la fortuna di fare questo campionato anche l'anno scorso con il 2005, quindi è stato per me un anno importante, un anno di esperienza, e cerco di trasmetterlo a loro, avendolo già disputato come campionato. Noi continuiamo questo percorso tecnico, che seguiamo le linee societarie, che sono linee societarie che noi condividiamo, di partire giocando sempre la palla, quindi costruzione dal basso, e è importante, diciamo, farglielo capire a quest'età, almeno un giorno quando arriveranno, spero per loro che arrivino più in alto possibile, hanno già acquisito certe basi fondamentali. Sì, sono tutti nuovi, è un gruppo nuovo di 14 ragazzi.
nazionale. Gregorio. Gregorio, allora raccontaci un po', tu da che squadra vieni? Da l'Olmo Ponte. Allora com'è vestire la maglia della Ghezza? Molto bene, molto bello, più che altro perché è la squadra della città e... È un buon segno. Sì. Ti piacerebbe poi giocarci da grande? Molto. E questi primi scorci di campionato che bene, anche più che altro perché siamo una squadra che non tutti ci si conosceva molto bene, quindi abbastanza bene, si potrebbe fare anche meglio. Si potrebbe fare anche meglio, cioè, sì. E quindi siete già amici, c'è un bel sì. gruppo, sapevate, ma c'erano altri dell'Olmo Ponte che sì. hai ritrovato qualche amico? Qualche... Altri due amici. Due amici, li hai ritrovati. Credo che hai conquistato Agnese, una fan. E invece da grande che cosa, cioè hai un ruolo già definito? Non tanto, non però per ora faccio il terzino destro, o anche difensore centrale. E quindi sarebbe questo quello che sente il tuo ruolo? Sì, mi piace anche abbastanza per ora. Grazie, bocca al lupo. Vieni, ti chiami? Giacomo. Tu invece vieni da? Quarata. Giocavi nel Quarata? Sì. Ah, proprio da. Che salto è stato questo al Quarata Ragazzi? Più che altro fisico, perché sono più grandi di noi e ci siamo un po' in difficoltà. Però eravate bene, perché qualche risultato ho visto. Sì, sì. Ecco, tipo domenica avete pareggiato sabato, insomma, già? Sì. Con la Tusca. Sì, pareggiato. Spiegaci un po' come è andata questa cosa. Il primo tempo si è vinto giocando meglio di loro, il secondo si è perso, si è sofferto parecchio e il terzo si è pareggiato. Quindi insomma. Alla fine hai venuto fuori un pareggio. E tu invece hai un ruolo difensore centrale. Pensi che ti senti sì, questo, sì. Poi fai questo. Sì. Cioè ti piace chiudere le azioni avversarie. Sì. Beh, ti vedo anche per me, insomma, c'è un po' di difesa sì. anche come stazza, come mette bene come difensore, no? Bene, grazie. E infine conosciamo Federico. Tu vieni invece da dove? Dal Quarata. Anche tu, quindi molto più. Siamo in 5 che si viene. In 5, insomma, una bella comitiva. Altri te. Ma abitate proprio a Quarata? No, no. Io sì. Giusto, davvero. Era la squadra di qua. Ecco, e tu invece che emozioni hai provato? Sono stato molto emozionato quando all'Arezzo è stato un bel passo andare lì, perché è la squadra della città e è molto. Anche con avversari più grandi ci diceva il mister anche che sono partiti a 9, no? Quindi sì. che questa cosa ha cambiato. È più difficile giocarci perché sono più fisici di noi e sono molto grandi e sono occupare più sì. il campo. E quindi su cosa puntate? Su quali doti? Sull'aggressività sì. soprattutto e poi sul giro palla. Giro palla, ecco, quindi vi allenate per questo durante la settimana. Anche. Tu invece che ruolo hai? Attaccante o centrocampista sì. esterno. Quindi hai una certa confidenza con i gol? No, abbastanza. Lui invece che ci dice Giacomo, poi ci dice anche qualcosa. Sono tutti e tre e gli altri sono bambini splendidi e niente, devono conoscere, non stanno mai a rendere, cioè, devono capire che questa sono arrivati in una resa, deve essere un punto di partenza, non un punto di arrivo, niente. Ascoltate, sì. Bene, grazie, in bocca al lupo per il proseguimento del campionato, poi magari vedremo più avanti. Come si tratta calcio? Sì, in casa. Siamo sabato alle Caselle. Noi
Sì, siamo stati noi i primi a giocare. Questo era fondamentale, diciamo, avere una situazione di riferimento molto importante. Noi l'anno scorso con il 2005 prendevamo una volta le caselle, una volta per tantico e anche a livello logistico non era facile. Thank you.